immancabile appuntamento in questo Vinitaly 2015 nello stand della Cantina Frentana. Presidente Romanelli, le bottiglie di Montepulciano, di Trebbiano, dei grandi autoctoni abruzzesi che presentate in questa occasione, in che modo riescono a racchiudere il territorio abruzzese e in che modo riescono a comunicare il territorio abruzzese a tutti coloro, soprattutto pubblico internazionale, che giunge qui a degustare i vostri vini? Ma prima di ogni cosa noi cerchiamo di promuovere il nostro territorio con tanta passione da parte nostra, sia della struttura della cantina che della base sociale, che facciamo tantissimo, da tanto tempo praticamente, dal progetto Qualità. Stiamo cercando di fare anche un progetto praticamente di recupero, di mantenere sempre in piedi il territorio nella coltivazione, anche per quei soci, che qualcuno che non segue la famiglia, cioè dai figli vengono abbandonati e noi lo recuperiamo. Abbiamo fatto una banca dei vigneti per proteggere e promuovere sempre il territorio. Direttamente la Cantina Frentana si impegna praticamente con tanta passione a far conoscere a livello internazionale, locale, in tutti i sensi, il valore che noi ci mettiamo a promuovere i nostri vini, il nostro territorio. La Torre Vinaria, che abbiamo inaugurato nel luglio scorso, praticamente l'abbiamo rivalorizzato. Già era una struttura molto buona, adesso gli abbiamo dato un valore aggiunto ristrutturandolo sopra e facendoci una sala esperienziale per degustazione, per accogliere i nostri importatori esteri, anche italiani, europei e quant'altro, e stiamo riscuotendo un ottimo successo a livello mondiale in merito a questa Torre Vinaria che abbiamo recuperato da poco, anche se è da molto tempo che ci stavamo pensando al riguardo. Presidente, può darci un bilancio di questi primi mesi del nuovo anno 2015 e i nuovi traguardi da voler raggiungere? Ma i nuovi traguardi che stiamo cercando di raggiungere, lo stiamo raggiungendo, la conquista a livello internazionale con i paesi emergenti, come siamo arrivati per esempio a Cuba, in Giappone, in Australia, che è una cosa impensabile. Ieri era impensabile arrivare a questi paesi qua. In America continua la nostra presenza, come in Canada e tanti altri paesi. Chi ci contatta, rispettando il nostro territorio e promuoverlo con un certo decoro, il miglior possibile, nel miglior dei modi. Quindi, insomma, mi pare di capire che le bottiglie di vino della Cantina Frentana racchiudano non soltanto del buon vino, ma racchiudano territorio, etica, storia. Questi valori, in che modo riuscite a comunicarli in paesi difficili, in mercati difficili, come può essere il mercato cubano che ha appena citato? Ma cubano, perché loro oggi con l'evento mediatico praticamente, loro basta che schiacciano un pulsante, già ci conoscono, ci raggiungono facilmente, quindi il nostro nome, il nome della Cantina Frentana, il nome del territorio l'hanno ricepito bene e quindi si avvicinano più loro a noi che noi a loro. Dottor Di Biase, la Cantina Frentana arriva a questa 49esima edizione del Vinitaly con grandi novità, prima tra tutte Torre Vinaria, cos'è? Sì, Torre Vinaria è il nostro nuovo nato, è il nostro nuovo figlio di Cantina Frentana, è un vino dedicato alla nostra architettura, alla nostra Torre Vinaria, un'architettura nata più di 50 anni fa. Non potevamo esportare un'architettura, abbiamo fatto un vino dedicato ad essa, un vino del territorio a base Montepulciano e a base Pecorino, dedicato ad una struttura, ad un'architettura del territorio. E questa struttura, questa architettura è il nostro fiore all'occhiello, è il nostro faro, è quella struttura che vogliamo dedicare non solo a Cantina Frentana ma soprattutto a tutto il territorio. Non possiamo esportarla,
E allora abbiamo creato un vino che potesse essere esportato, un vino dedicato ad un'architettura, la nostra, che possa essere venduto un po' in tutti i paesi del mondo. Parliamo di etichette concentrate sui nostri grandi autoctoni abruzzesi? Assolutamente sì, il nostro focus, il nostro obiettivo è sempre quello, quello di produrre, commercializzare, promuovere tutti i nostri vini del territorio. Internazionalizzazione vuol dire anche questo, vuol dire esportare tutto ciò che di bello abbiamo. Noi non abbiamo vini, solo vini, abbiamo anche una costa che è la costa dei Trabocchi, abbiamo il nostro mare, abbiamo le nostre colline, abbiamo la nostra montagna, e l'obiettivo di un'azienda come la nostra, ma no, l'obiettivo di tutti i produttori è quello non solo di promuovere i propri vini, ma dietro essi anche quella che è la filosofia, la cultura di un intero territorio, il nostro. Mercati esteri già consolidati, quali sono i nuovi paesi, paesi emergenti a cui puntate? Lo scorso anno avevamo un obiettivo, quello del nuovo mondo, ci siamo riusciti, e noi vediamo l'Australia, soprattutto l'Australia vinicola, come un paese invasore, no? E i vini australiani, soprattutto nei mercati internazionali, sono vini molto presenti e rappresentano poi per noi anche i competitors principali. Avevamo questo obiettivo, quello di mettere la bandierina dell'Abruzzo, che peraltro già c'è con altri produttori, ma la nostra bandierina, la bandierina di Cantina Frentana in Australia, ci siamo riusciti. E l'obiettivo di quest'anno è consolidare questo nuovo mercato, anche se comunque gli Stati Uniti d'America rappresentano per noi il mercato più importante, con circa il 25-28% di quota mercato internazionale per i nostri vini. La Cantina Frentana predilige fiere internazionali, estere, fuori dal nostro paese, o continua ad essere attratta dalle nostre fiere italiane? La fiera è un momento importante, è il momento in cui la domanda e l'offerta si incontrano, quindi la necessità di partecipare a fiere del settore così in Italia e anche all'estero rappresentano tappe fondamentali. Quest'anno, nell'ultimo mese, Cantina Frentana è stata presente al Foodex in Giappone, che è una fiera agroalimentare e del beverage per tutto il mercato orientale, molto importante. Siamo stati presenti al Pro Wine e adesso al Vinitaly, quindi dove c'è una fiera che promuove il vino, sicuramente là c'è anche Cantina Frentana. Giuseppe Alfino, vicepresidente Cantina Frentana, un'azienda sempre più vocata al biologico. Sì, è vero, è da qualche anno che ci siamo un po' dedicati a questo nuovo progetto che abbiamo un po' sviluppato negli ultimi 3-4 anni, che per noi era un tassello che mancava alla nostra linea di vini. È stata una sfida il bio, perché comunque molto impegnativa, molto difficoltosa da portare avanti, ma sicuramente ci ha dato grandi soddisfazioni. L'abbiamo portato avanti soprattutto per due motivi: il rispetto per l'uomo, perché la linea bio viene portata avanti come cultura, con metodi tradizionali, ed è stato anche un po' il ritorno a quello che è stata la storia della viticoltura abruzzese, quindi colture molto semplici, non usando prodotti nocivi che possono poi andare a finire nelle bottiglie e quindi restare, dare fastidi, e questo è stato molto importante per noi. Quindi linea bio che ci rappresenta con due etichette, Pecorino e Montepulciano, e quest'anno abbiamo aggiunto anche il Trebbiano biologico. C'è una tipologia di vino, un'etichetta in particolare che i buyer internazionali durante il Vinitaly preferiscono? Sì, i nostri mercati si sviluppano principalmente all'estero e ancor più principalmente negli Stati Uniti. Sicuramente l'etichetta che viene più apprezzata è Montepulciano Robusto, che ha avuto molta fortuna negli Stati Uniti, è stata un'etichetta che ci ha dato molte soddisfazioni. Questo per noi è stato un motivo di orgoglio, che ci spinge e ci sprona a migliorare ancora di più i nostri vini, che sicuramente sono posizionati su buoni livelli qualitativi, ma questo veramente ci sprona a produrre ancora di più, perché vediamo che quando si fa qualità il mondo lo apprezza, il mondo del vino lo apprezza.